Quindi lei pensa di poter fare qualcosa per aiutare noi giovani ad entrare più nel mondo? Noi abbiamo fatto una proposta molto, molto puntuale su queste cose. Ci sono gli aiuti ai giovani per uscire di casa, come fanno molti paesi europei. Abbiamo proposto di dare un assegno a chi intende uscire di casa. È un aiuto, c'è un limite perché abbiamo potuto investire 25 milioni, ci saranno decine di migliaia di giovani e le coppie che potranno con questo assegno decidere di vivere una vita autonoma, liberamente ovviamente, non per ovvio. Se vogliono possono restare in casa, per chi vuole uscire troveremo il modo di aiutarli. E questo l'abbiamo proposto in maniera precisa anche facendo i conti. E poi noi vogliamo aiutare i giovani che hanno studiato bene, che si sono laureati in tempo e che hanno ottenuto i voti massimi, comunque buoni voti, ad andare all'estero a fare un master di formazione, come accade adesso, purtroppo soltanto per coloro che sono figli di famiglie che hanno disponibilità economica. Noi questo diritto vogliamo estenderlo a tutti. E poi ancora abbiamo pronto il pacchetto per la concessione di un mutuo d'onore, di un prestito d'onore che consente fino a 50.000 euro, che consente di intraprendere attività, un'attività professionale, un'attività artigianale, imprenditoriale. Sarà un prestito restituibile nell'arco di 10 anni. E poi ancora abbiamo fatto di recente questa iniziativa per la maternità e la paternità, che non è molto ma comunque è un assegno che vogliamo dare ai giovani che avessero figli e che in quel momento hanno bisogno di un aiuto. Poi vogliamo agevolare l'ingresso nelle case popolari per le coppie che hanno figli, quindi anche qui di nuovo si parla di giovani. Ma noi ci stiamo provando, non bisogna pensare che la regione possa fare tutto veramente, perché è evidente che le nostre possibilità sono limitate.